Grazie Presidente. Ho sentito più volte ripetere che stiamo passando la più grave crisi del dopoguerra. Mi sento di dire che non è così. I miei capelli bianchi dimostrano che qualche anno di più della maggior parte dei presenti ho e posso dire che il momento peggiore è stato il momento degli anni di piombo, il terrorismo. Oggi noi abbiamo un nemico che conosciamo. Abbiamo degli esperti che ci dicono come far fronte a questa criticità. Oggi sappiamo che nelle nostre case noi possiamo sentirci sicuri. Beh, in quel periodo non era così. Noi eravamo in casa, ma sapevamo di non essere al sicuro. Come ho detto già in un'altra occasione, abbiamo potuto scoprire che il nostro vicino di banco era un pluriassassino. Non potevamo assolutamente fidarci di nessuno, neanche delle autorità. Oggi non è così. Noi oggi possiamo fidarci delle nostre autorità, dei nostri esperti. Li abbiamo ringraziati, li abbiamo applauditi. Molti di voi si sono alzati per elencare le persone a cui dobbiamo riconoscenza. Quindi io credo che questo, per coerenza, vada a significare che molto si sta facendo da parte di tutte le istituzioni e non ultima l'amministrazione capitolina. Poi mi sento di dire che però, se con altrettanta chiarezza dobbiamo usare nel trattare l'argomento a cui è dedicato questo consiglio, dobbiamo però anche ricordare, come è stato fatto, che l'unità, la consonanza che vede sicuramente riuscire a superare i momenti più bui, come è stato nel passato, lo sarà anche nel futuro, questo però va fatto senza conformismo, senza ipocrisia, senza storia controfattuale, e allora non bisogna rimanere male quando si mette in luce alcune criticità, non certamente per speculare e per fare bieca propaganda politica, ma perché siamo qua per risolvere dei problemi che, ahimè, hanno una origine molto lontana nel tempo. E allora, visto che si è detto che sono stati sbeffeggiati alcuni provvedimenti riguardanti il Forlanini, vorrei ricordare che il 16 marzo del 2017 è stata portata in aula ben due atti per la riapertura del Forlanini, una prima firma di Fassina e una prima firma mio. L'atto presentato da Fassina è stato votato all'unanimità e quindi approvato all'unanimità, quello a mia prima firma, con 30 voti positivi e 2 contrari. E poi l'8 agosto del 2019 io presentai una mozione per il restauro e ripristino del nuovo Regina Margherita, quindi il complesso di San Cosimato, e fu approvata all'unanimità. Quindi diciamo che quest'Aula si è espressa nella direzione della rivalutazione della sanità pubblica in maniera molto molto precisa. Certo, all'epoca non si pensava che saremmo giunti a dover sollecitare con tanta forza questo ripristino di questi presidi. Certo, se noi torniamo indietro nel tempo, troviamo un ministro che si chiamava Sirchia, che era anche medico, che nel 2001 diceva che l'epidemiologia è cambiata e che quindi da una prevalenza di malati acuti siamo passati a una patologia del cronico e dell'anziano, e quindi dovevamo chiudere tutti i piccoli ospedali per concentrarci sulle grandi eccellenze. Purtroppo nel tempo, in 20 anni, non è che siano stati chiusi solo i piccoli ospedali. E allora, senza appunto strumentalizzare, andiamo sui dati. I dati ufficiali, il rapporto Gimbe del 2019 dice che dopo anni di imponente e progressivo definanziamento della sanità pubblica, l'Italia è in prima posizione tra i paesi più poveri d'Europa per spesa sanitaria pro capite. E il rapporto OASI, sempre del 2019, scriveva che dal 1997 i posti letto in Italia sono diminuiti del 40%, che il 53% dei medici ha più di 55 anni e che il personale infermieristico è meno della metà della Germania. E vediamo il
La regione Lazio ha fatto in modo che dal 2011 le strutture di ricovero pubblico passassero da 72 a 56 e che i 46 ospedali a gestione diretta che avevamo nel 2011, nel 2017 sono arrivati a 33. I dati dello studio si fermano al 2017. Noi oggi abbiamo degli ospedali chiusi che sono stati sostituiti dal nuovo modello detto di sanità diffusa, e cioè incentrate sulle case della salute. Ma parallelamente il Censis ci dice che nel 2019 circa il 40% degli italiani non è riuscito a prenotare neanche una volta una prestazione nel sistema pubblico perché ha trovato le liste d'attesa chiuse. E questo, e ancora lo dice il rapporto GIMBE, considerando che i fondi sanitari sono garantiti da una quota consistente di denaro pubblico sotto forma di spesa fiscale, che buona parte di questa alimenta il business di privati, è evidente che questo sistema di fatto si sostituisce al pubblico e spiana la strada alla privatizzazione. Noi oggi quindi ci troviamo di fronte a Roma a dover fronteggiare l'emergenza del Covid-19 con tre sole strutture, lo Spallanzani, l'Umberto I e il San Camillo. Quindi è evidente che la sanità pubblica ha bisogno di essere rimessa al centro di politiche e investimenti adeguati e non può essere sufficiente l'applauso e l'encomio. A questo punto, visto anche lo sforzo che sta facendo il governo e parimenti i cittadini tutti, dobbiamo raddrizzare quella stortura che ha comportato la chiusura di decine di ospedali e strutture pubbliche. A Roma noi abbiamo il Carlo Forlanini, eccellenza a partire dagli anni 30 del Novecento, che ha tutta la parte anteriore che versa in uno stato di vergognoso degrado, ma ha la parte posteriore invece ancora agibile, che fonti ben informate, fonti fededegne, dicono poter essere messe in funzione nel giro di 20 giorni. Abbiamo l'ospedale di Santa Maria e San Gallicano a Trastevere, che è stato svuotato nel 2000 e dal 2007 ospita l'Istituto per le patologie degli immigrati e le malattie della povertà, ma di cui poi gran parte dell'immenso complesso è concesso in locazione alla comunità di Sant'Egidio per le sue attività. Abbiamo poi l'ospedale di San Giacomo in Augusta, che dal 2008, chiuso bruscamente a 3 mesi dalla fine dei lavori di ristrutturazione, interi reparti completamente ristrutturati con delle dotazioni di apparecchiature proprio per la rianimazione, vedi mai, spesi 18 milioni di euro, le apparecchiature non si sa che fine abbiano fatto, i locali sono vuoti. In ultimo l'ospedale Nuovo Regina Margherita, un prestigioso complesso del X secolo, che è stato cartolarizzato nel 2002, poi piano piano svuotato, oggi ha alcune attività sporadiche, ma di fatto l'ultima persona uscita dall'hospice, l'uscita dall'hospice appunto dell'ultima persona risale a poche settimane fa, e ha tutto un largo spazio assolutamente vuoto. A questo punto è chiaro che l'ordine del giorno che ho presentato, ma ho visto che anche altri hanno presentato lo stesso per lo stesso fine, è la richiesta che la Regione si faccia carico della riapertura di tutti quegli spazi che sono agibili nell'immediato per poter sfoltire ed evitare le tendopoli che vediamo in altre città, e poi naturalmente a lungo termine invece il ripristino e la riattivazione e la cessione di nuovo alla sanità pubblica di queste meravigliose strutture, perché non è un caso che i nostri padri avessero coniugato la funzionalità alla bellezza, perché la bellezza fa parte della cura. Noi siamo un grande paese, noi dobbiamo volere fortemente che si restituisca l'eccellenza della struttura degli ospedali storici all'eccellenza del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Grazie.